Ciao a tutti, dopo il video con le quattro cotture delle castagne, per fare un video un po' più breve preparerò con voi le castagne al forno. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna mettere le castagne in ammollo per almeno un'oretta, così da farle reidratare. Infatti, guardate, nel frattempo tolgo dei residui, che queste qui non le ho comprate al supermercato, quindi sono sporche. Perché dicevo, a meno che non le abbiate raccolte qualche ora prima, le castagne si saranno di sicuro un po' disidratate. Quindi mettendole nell'acqua si idrateranno nuovamente. Togliamo le impurità con le mani e adesso le andiamo a sciacquare in uno scolapasta sotto l'acqua corrente fredda. Sciacquate e passate sotto l'acqua corrente, le selezioniamo una per una per evitare che ci siano altre impurità. Ecco qua, manco a farlo apposta. E andiamo avanti. Selezionate una per una, adesso andiamo a fare l'incisione. Attenzione a queste operazioni, innanzitutto attenzione alle mani, poi l'incisione va fatta in maniera orizzontale. Prendete un coltello appuntito, fate un'incisione di un paio di centimetri, massimo 2 cm, dipende tutto dalla dimensione della castagna, comunque tra 1 e 2 centimetri. Fate attenzione a non incidere il frutto. Al massimo, se riuscite a prendere poco poco la pellicina, è meglio, così si sbuccerà prima. Però non incidete il frutto. L'incisione va fatta sulla parte bombata, cioè per farvi capire, non qui, ma qui. Incise tutte le castagne, le andiamo a mettere in una boule con dell'acqua tiepida e le facciamo stare a mollo per altri 20 minuti prima di cucinarle. Passati 20 minuti, ho tolto dall'acqua le castagne e adesso le andiamo a mettere in teglia e poi in forno. Ovviamente le metteremo sempre con la parte bombata verso l'alto. In forno ventilato preriscaldato lasciamo cuocere per 20-25 minuti a 220 gradi. Eccole qui, non c'è stato bisogno di girarle perché le ho fatte cuocere con il forno ventilato. Andiamo ad assaggiarle. Prima di mangiarle possiamo lasciarle in un canovaccio umido. Io ho messo un canovaccio umido all'interno di questa piccola boule. E le facciamo intiepidire e stare così belle umide all'interno di questo canovaccio. Dovrebbero essersi raffreddate. Avete visto come si sgusciano facilmente? Anche la pellicina se ne viene in un attimo. Guardate qua. Perfette, sono morbidissime, veramente un ottimo risultato. Io mi auguro che proverete a fare le castagne al forno così come le ho fatte io. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se avete qualcosa da chiedere commentate, condividete il video ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!